Onorevole, c'è un'inchiesta in corso sul Pescara-Porto in merito a delle intercettazioni che vedrebbero coinvolto il presidente della regione D'Alfonso. Come vede questa situazione? Beh, sono sempre fatti spiacevoli e dobbiamo naturalmente aspettare gli sviluppi di questa inchiesta giudiziaria. Siamo agli inizi, è giusto che la magistratura svolga ogni accertamento, ogni controllo di legalità, del resto questo attribuisce la Costituzione alla magistratura, dobbiamo avere fiducia, nello stesso tempo non anticipare giudizi perché la gogna mediatica a volte è molto ingenerosa nei confronti di persone non solo degli ambienti politici ma anche degli ambienti economici, normali cittadini che magari sono oggetto di indagine e il popolo emette le sentenze prima del tempo. No, bisogna aspettare le indagini, se ci sono i rinvii a giudizio, e poi aspettare la magistratura giudicante a cui spetta la parola definitiva. Noi siamo soltanto agli inizi e quindi valgono le garanzie costituzionali soprattutto per le persone interessate da questi fatti. Si parla però di decisioni prese fuori dalla regione, fuori dai luoghi deputati. Sarebbe, qualora accertato, una cosa grave per la democrazia? Ma io non lo so questo, però sono un garantista assoluto. Vede, io ho 62 anni, non ho mai ricevuto nella mia vita un avviso di garanzia. Non ho mai avuto a che fare con la giustizia nella mia attività di amministratore pubblico e ho rivestito incarichi di grandissimo rilievo a livello del Comune di Pescara, della Regione, del Governo. Quindi io non ho nessun motivo, diciamo, di particolare accredite nei confronti della magistratura quando dico che le inchieste le definiscono i giudici. I pubblici ministeri hanno tutto il diritto di portare avanti la loro attività di accertamento, ma sul piano giuridico sono sullo stesso piano degli avvocati difensori. Chi decide è la magistratura giudicante, a cui va il mio totale e incondizionato rispetto.